L'ondata di maltempo è arrivata nelle Marche. I temporali si sono riversati anche sulla costa da Pesaro a San Benedetto. Una forte grandinata si è abbattuta su Mondolfo e Ponte Sasso nelle prime ore del pomeriggio. La pioggia caduta in maniera abbondante a sud di Fano ha sommerso il sottopasso di Torrette con 50 cm d'acqua, bloccandola al transito delle auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Anche gli altri sottopassi risultano inaccessibili. In via Fati Bruno, come viene mostrato in questo video, la forza dell'acqua è riuscita ad allagare il primo piano dell'hotel Spiaggia d'Oro, passando dai sanitari del bagno. La sala operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base del bollettino di criticità idrogeologica idraulica emesso dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato un messaggio di allertamento giallo esteso a tutto il territorio anche per le prossime ore. L'ondata di maltempo ha causato danni anche alle colture, soprattutto tra le province di Ancona e Macerata. In particolare la grandine ha colpito in provincia di Ancona i vigneti di Verdicchio e di Lacrima di Morro d'Alba. Problemi anche a San Marcello con alberi abbattuti e Belvedere Ostrense, mentre nel maceratese arrivano segnalazioni da vigni e oliveti tra Morovalle, Monte Cosaro e Civitanova Alta. Fenomeni violenti che aprono il mese di agosto dopo un luglio siccitoso e con picchi di temperature anche di 2 gradi superiori alla media degli ultimi 20 anni. Ma l'assenza di precipitazioni è stata una costante dall'inizio dell'anno in questi territori. Tra fasce collinari e area montana si sono registrati tra il 20 e il 35% di piogge in meno dall'inizio dell'anno rispetto al 2019, secondo un'elaborazione di Coldiretti Marche su dati Assam. La grandine, precisa la Coldiretti, è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni nei campi dove è in piena raccolta la frutta estiva. L'estate 2020, sottolinea la Coldiretti, è stata segnata fino ad ora da una media di più di 3 violente grandinate al giorno sul territorio nazionale, dove si contano anche nubifragi, trombe d'aria e bombe d'acqua, a conferma dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con il moltiplicarsi degli eventi estremi.